Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato. Eccoci qui, allora è un venerdì, siamo qui, domani c'è il derby, è una bellissima giornata, il cielo è celeste e quando è celeste, siamo avvolti da questo splendido colore che sono poi i colori della Lazio. Scusate la barba, insomma sono fatto così, sono un po' pigro a farmi la barba. Una cosa volevo dire stamattina perché poi interessa a pochi se mi faccio o meno la barba, che domani c'è il derby. Il derby di agosto, ormai i derby sono cambiati un po', tra virgolette, non sono mai cambiati i derby, però giocare d'agosto e giocarli a maggio, a me sinceramente, boh, non eravamo abituati nel cuore dell'inverno, dell'autunno, quando piovevano, quando lo stadio era scoperto, oppure anche quando era coperto, e invece adesso ce li piazzano ad agosto e a maggio, e vabbè. Ma il derby sugli spalti manca soprattutto, manca il derby delle vittorie nette, nitide, della curva nord sugli spalti negli ultimi 20-30 anni, ma anche negli anni 80, 70, fine anni 70, la curva nord era bellissima. Ma poi negli ultimi 20 anni, 25, non c'è stata mai partita. Se non ricordo un derby dove la curva nord e la coreografia della curva nord e quella dell'altra sponda siano andati mai in competizione, netta vittoria sugli spalti. Talmente belle le scenografie o coreografie, chiamatele come volete voi, che i giornali facevano fatica ad inserirle perché la curva nord, anche per fare le coreografie, bisogna avere intelligenza, bisogna avere delle misure esatte. Io penso che veramente quello che hanno fatto i ragazzi della curva nord resterà per tutta la vita. Penso che è una sorta di museo della Lazio, della storia della Lazio, i colori, le immagini, i disegni sulla curva nord che porta 25.000 persone. Perciò mancherà questo. Io credo che la curva nord, in questi anni, negli ultimi anni, lasciando l'altro secolo, perché abbiamo lasciato l'altro secolo, ma già alla fine del secolo scorso e nell'inizio del terzo millennio, è stata proprio una cosa meravigliosa. Perciò si partiva sempre con l'1-0 sugli spalti, non c'è stata mai partita, non c'è stata mai una coreografia dove uno può dire, beh, stavolta hanno vinto loro, mai, abbiamo sempre vinto noi. E questo, devo dire, veramente, io, come migliaia di tifosi della Lazio, dobbiamo ringraziare i ragazzi della Nord, grazie a loro hanno portato l'immagine della Lazio in tutto il mondo, ancora una volta, vittoriosi, ma domani mancherà. Porca, peccato. Pazienza. Se ne riparlerà se Dio vuole il prossimo anno. Ciao a tutti e forza Lazio. Siamo pronti per il derby. Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio e così è stato.